Quante divisioni ha il Papa? Avrebbe chiesto sarcastico Stalin a Yalta. Era in corso la Seconda Guerra Mondiale, ora c'è la Terza Guerra Mondiale a pezzi, come l'ha definita spesso Papa Francesco, e quella che un tempo veniva definita la prima diplomazia del mondo, la Santa Sede, è scesa in campo con le sue armate della pace. Il pontefice argentino ha rivoluzionato tempi e modi della diplomazia d'oltretevere. È il 25 febbraio 2022, l'indomani dell'invasione dell'Ucraina. Bergoglio va di persona dall'ambasciatore russo in Vaticano per chiedere di parlare con Putin. Centinaia gli appelli del Papa per far tacere le armi e rispettare le popolazioni civili. Francesco incontra Zelensky e si offre di andare a Kiev, a condizione di poter recarsi anche a Mosca. Con un altro gesto a sorpresa affida al cardinale Matteo Zuppi una missione umanitaria. Il presidente della CEI, alle spalle i negoziati per la pace in Mozambico con la comunità di Sant'Egidio, visita Kiev, Mosca, Washington e Pechino. L'obiettivo è trovare vie per una pace giusta e incoraggiare gesti di umanità, come il rilascio dei bambini ucraini deportati in Russia. Un altro porporato gioca un ruolo chiave nel conflitto tra Israele e Palestina. È Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Bergoglio lo nomina cardinale alla vigilia dell'attacco terroristico di Hamas. Pizzaballa, conosciuto ed apprezzato da ebrei, cristiani e musulmani, si offre in cambio degli ostaggi israeliani. Il Papa scende in campo di nuovo in prima persona. Parla al telefono con il presidente americano Biden, l'iraniano Raisi, il turco Erdogan e il palestinese Abu Mazen. Sente quotidianamente i cristiani di Gaza, mentre la segreteria di Stato tesse una fitta tela di contatti. Bergoglio incontra i familiari degli ostaggi israeliani e i palestinesi che hanno parenti nella striscia. Invoca il rilascio dei rapiti e l'accesso degli aiuti umanitari. Mentre si sente solo il rumore delle armi, le divisioni del Papa parlano la lingua del dialogo. Unica via, ripete Bergoglio, per una pace giusta e sicura.